Ciao ragazzi, qui Playale, bentornati su Battle Brothers. Dunque, nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati con la missione di dove dovevamo raggiungere una certa reputazione, ovvero 1050 di reputazione. Attualmente stiamo a 1022, ragazzi, quindi siamo veramente, veramente vicini per migliorare la nostra reputazione e finalmente iniziare ad avere la possibilità, pausa, la possibilità di poter iniziare a fare contratti migliori, ovviamente, con una paga migliore e poter iniziare a lavorare con le casate nobili. Quindi combattiamo questi briganti. Tra l'altro noto subito, questo brigante ha un bello scudo che non mi dispiacerebbe pigliare. Hanno delle belle armature, la verità, che non sarebbe male, diciamo. Ma tu chi sei? Peasant. Ah, contadini. Ok. Dicevo, hanno delle belle armature che non sarebbero affatto male. Sai cosa? Avanza qui Raban. Nel caso in cui dovessimo riuscire a pigliarcele. Per fare ciò, però, ovvero prenderci le loro armature. No, tu avanzami qua, Vander, e passami il turno per adesso. Dicevo, per fare ciò, per pigliare le armature, che cosa dobbiamo fare? Dovremmo attaccare i nemici con le daghe. Perché le daghe praticamente non vanno a intaccare l'armatura. E fanno anzi un danno. Com'è che si chiama? Un danno puro. Quindi praticamente non distruggono l'armatura. Altrimenti, se andassimo ad attaccarli, cosa ne so, col mazzafrusto, la lancia o non lo so, quello che è, insomma, la picca. In quella maniera lì andranno a distruggersi. Quindi, se ci sarà possibile, ovviamente proveremo. Ok, passiamo il turno con Vander e Raban. Proveremo, ovviamente, se ci sarà possibile, a non disintegrare le armature nemiche. Anzi, cercheremo, diciamo, di farle nostre. Sì, però sti contadini, se, anziché magari avanzare così allo sbaraglio, magari evitassero, mi farebbero anche un bel piacere, insomma, mi farebbero un piacere. Rambert, fammi un muro di lance, bravo, così. Adesso vediamo un po' cosa fa l'arciere, attacca chi? Ha provato ad attaccare Rambert, è andata male. Adesso avanziamo con Humbert qui, una bella cascata di mazzafrusto, spatapam, niente, figurati. E che, stavo addirittura pensando quasi quasi che è forse il caso di passami il turno, è forse il caso di magari dare una lancia o una spada a Humbert, perché ho notato che molto spesso sbaglia. Oh ragazzi, molto spesso sbaglia, non colpiscono, ecco, non colpiscono, quindi non è che mi faccia impazzire come cosa. Avanziamo qui con Lars e 57% di chance di colpire, vediamo un po'. Abbiamo colpito lo scudo. Adesso qui, dai, mandiamolo qui. Vediamo un po' se possiamo colpire qualcuno. Sì, 65%, vediamo un po'. Grande Engelbert, ok, ottimo. E adesso sarà la volta di Dietrich. Dietrich, 72%, vediamo un po'. Mannaggia lo scudo. Io comunque davvero, a parte gli scherzi, questi contadini non so. Ah, in primis non so da dove siano usciti. Ammetto che non so da dove siano arrivati. Ma poi a buttarsi così nella mischia, come se, come se non ci fosse un domani. Non lo so, non lo so. Adesso, sai cosa? Proviamo. Ma che, figurati, niente. Sti contadini sicuramente moriranno. Questo è addirittura disarmato, non ha manco le armi. Cioè, essere che vogliono morire, saranno sicuramente stanchi di coltivare, raccogliere il grano, e quindi hanno detto, sai cosa, andiamo a farci ammazzare. Ok, bravo Humbert, ancora. Dai, non male, non male. Adesso è la volta di Wolfgang. Ok. Dai, non male.
Avanziamo con Vander. Il nemico aspettano. 6-5, 6-5. Ok, no, io a sto punto lo farei lui. Dai, meglio di niente. Qui purtroppo non posso andare, quindi per adesso con Rambert aspetterei. Vediamo un po' se sto contadino viene ammazzato, allora avanzeremo. Se no, stiamo lì. 57%. Sai cosa? Lars, avanza qui. 57, 57. Ok, dai, facciamo questo allora. Ok, ottimo. E adesso Engelbert. Benissimo. Ottimo, ha fatto cadere scudo e spada. Molto molto bene. Quindi lo scudo ovviamente andremo a recuperarcelo a fine della battaglia, ovviamente. Ecco qua. E beh, logicamente il contadino è morto. E poi, ripeto, ancora mi chiedo dove siano usciti sti contadini. Perché non posso andare qui? Ah, perché c'è un albero. Ah, ok. Va bene. Va bene. E allora, Raban, magari mi avanzi qui e mi fai un contrattacco. Ok. Vediamo un po' se avanza il nemico. No. Anzi, vanno nei piani alti. Non sono così tonti. Ulla, Peppa. Ammazza, abbiamo perso lo scudo con Wolfgang. Questo è male. Sì, questo non va bene, non mi piace. Iniziamo con Arnulf, vediamo un po'. 38, 32, 32, 21, 19. Ok, allora proviamo con questo brigante. Niente. No, Vander aspetta. Perché aspetta? Perché non appena sposto Rambert qui, con Vander potremo attaccare questo qua. Quindi aspetteremo per adesso. Wolfgang, sai cosa? Stai qui per adesso. Vorrei evitare di farlo avanzare più che altro perché altrimenti andrei a regalare dei colpi facili al nemico. Anche con Humbert aspetterei, nella speranza che questo contadino venga fatto fuori, ma non diteglielo, eh. Ok, bene, bene. Adesso avanziamo qui con Rambert e attacchiamo. Mannaggia. Tu, avanzami qui e attaccami questo qua. Perfetto. Si scambiano. Non sono così tonti. Con Dietrich aspetterei. Con lui invece con Lars attacchiamo questo brigante. Mannaggia. Proviamo adesso con il nostro Sigbold. Molto bene. Adesso Vander mi può attaccare questo qui. 37%. 37%. Vabbè, allora a sto punto proverei un attacco normale. Mancato. E va bene così. No, Wolfgang stai qui. Quindi avevamo detto avanziamo con Humbert. E quasi quasi io attaccherei questo senza scudo. 56. Oh, 62. Eh no, allora attacco questo. Ok, ottimo. Adesso Dietrich avanza. 7-6, 8-5. E allora attacchiamo lui. Perfetto, perfetto. Ottimo il fatto che gli arcieri non stiano, diciamo, come non detto. Alessa, stai zitto. Stavo appunto dicendo, ottimo che non stiano facendo troppi danni. E per poco non staccano la testa a Wolfgang. Ok. Interessante. Ok. Sai cosa? Wolfgang, vai a nasconderti fra i cespugli, vai. Vai da bravo. Senza scudo non mi piace. Ok, Rambert. Dai, 17% è bassissimo. Mannaggia. Aia. Aiaiaia. 20%. Che palle, però è bassissimo. Oh, ok, dai. Adesso Lars, allora, 40, 62, 42. Ovviamente il 62. Mannaggia. Proviamo con Humbert. Ok, colpo finale. Grande Humbert, ok. Adesso Engelbert, prova a farmi fuori. Anzi, vediamo un attimino, 25, no beh, 63. Ok, ottimo. Adesso Sigbold, 48%, bassino. Però più che altro per il fatto che appunto si sta difendendo con uno scudo. Li ha parati tutti. Dietrich, fammi fuori questo se ce la fai. Quasi, quasi. È praticamente morto però. Avanzano e tirano a, sicuramente a Wolfgang. Non sono così tonti, eh. Se... aia. No, 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 no,
No, cavolo. No, Sigbol, no, non lo voglio perdere. Cerchiamo di far fuori, non lo so, 6-3, 20, 34. Cerchiamo di far fuori questo. Ok, va bene. Adesso Vander. Vander, sai cosa? Porca miseria, no, allora... Avrei voluto spostarlo qui in modo tale da attaccare, non lo so, uno di questi. Però 21% è bassissimo. Dai. Allora, 23, 47. Beh, a sto punto... Facciamo questo. Ma che... Allora, se con Engelbert riesco a uccidere questo, poi mi posso muovere con Humbert qui. Ok, molto molto bene. Adesso Dietrich, muoviamolo qui e cerchiamo di far fuori 46, 70. No, questo qui, ok. Adesso muoveremo Humbert qua. 43%, basso, è basso, però proviamoci. Mannaggia. E mo Sigbold, io ho paura per Sigbold. Ho paurissima per Sigbold. Porca miseria. Aiuto. Dai, cerchiamo di far, non lo so, 31, 9. Ma che... No, passami il turno. Nella speranza di avere... Eh no, mo tocca a lui, quindi probabilmente lui attaccherà Sigbold. Porca miseria. Ah, ok, Vander, ce la fai a farlo fuori? Quasi. Tu, Arnulf? Ottimo, buono. Mo tocca a lui però. Ah, questa fa male al cuore. Porca miseria. 55, 33, 38. Proviamo con questo. Ok, buono, buono, buono. Avanziamo qua. 6, 4, 5, 2. Lui. Ok. E dai. 25. Che palle, bassissimo. Ok. Buono. Adesso, Dietrich. 6, 8, 75. Mannaggia. No, tu stammi lì. Questo scappa. Adesso. Aia. Sai cosa? Avanza qua, sì. Arnulf, continuiamo contro di lui. Perfetto, ok, fuori uno. E adesso cerchiamo... Ah, quasi. Ok. E mo... sai cosa? Avanza qui, Engelbert. Perfetto, tu. Rambert, avanza qua. Ok, Dietrich, ce la fai? Ottimo. Humbert... Rimani lì. Ok, questo adesso ormai è una questione di tempo. Oh, perfetto. Vediamo Sigbold. Eh no, raga, Sigbold è proprio morto. Vabbè, dai, purtroppo. Ah, caspita, non riusciamo a prenderci l'armatura, però. Solo lo scudo. L'armatura purtroppo è persa. Mannaggia. Ok, adesso. Vediamo un po'. Darei. Questa quant'è? 70. E questo? 80. Quindi no, tieniti quella. 115. 70. Va bene. 110. 105. 125. 115. Ok. Io quasi quasi darei a Raban. Questo da 115. Questo quant'è? 110. E questo 105. Ok, quindi lo diamo a Humbert. Va bene. Adesso, Wolfgang. Wolfgang, ti becchi... 74 è bassissimo. No, anche no. Questo bello scudo nero, 80. Meglio di niente, dai. Ed è pronto anche per serie di livello. Ok, dai, facciamo serie di livello. Facciamo... Diamogli sì. Esperto di scudo. Di scudi. E adesso gli aumenterei la fatica, sì,
il morale e la difesa nel corpo a corpo. Va bene, perfetto. Ci vediamo nel prossimo villaggio, penso. Anzi, forse potrei anche provare ad attaccare sti briganti. Vediamo un attimino come siamo messi. 3-4 giorni? Anche no. No, ci vediamo tra un attimo però. Ok, questa è una battaglia che non avevo cercato affatto. Semplicemente siamo stati intercettati da questi briganti. Io, a dirla tutta, stavo più che altro viaggiando verso una città, più che altro per recuperare un po' di rifornimenti e una piccola missione, più che altro per guadagnare qualche soldino. Perché? Perché ho speso un po' di solducci, insomma, per migliorare per quanto riguarda il nostro il cibo in generale, insomma, ecco. Non importa, cerchiamo di vincere questa battaglia. Buono, ok. Tra l'altro, Wolfgang, ho perlomeno fatto in tempo a curarlo, dato che si era fatto abbastanza male. E sarei quasi tentato di farlo salire. Sai cosa? Sì, sali qua, Wolfgang. E aspetta. Tu, avanza qui, Raban. Attacchiamo questo qua. Perfetto, ottimo. Adesso, Vander mi va qui, in modo tale poi da... cercheremo di... maciullare questo giovine. E sai cosa? Rambert, avanza qua. Ok, cerchiamo di metterlo in saccoccia. Adesso Engelbert invece mi avanza. Dove mi avanza? Aiuto. No, vai qua. Spero di non fare una cazzata, perché adesso qui siamo abbastanza indifesi. Vediamo un attimino. 60%. Attacchiamo questo. Ottimo, bravo Arnulf. Ok, vediamo un po' cosa fanno i loro tiratori. Avanzano. Ok, Lars, aspetta. Quasi. Aia. Aia. Le asce, la verità, quelle che... le asce da lancio fanno un botto i danni. 34, 69. Mannaggia, Io anche con Vander, la verità, ultimamente stavo iniziando a pensare che forse dovrei dargli un'arma non a due mani ma singola, perché spesso e volentieri sbaglia. Aia. Spesso e volentieri sbaglia. 36, bassissimo. Ah, perché sta facendo il muro di scudi. Che da buono comunque il fatto che siamo riusciti a colpirlo. Sai cosa, Dietrich, avanzami qua. Ce la fai? 53, 33, proviamo con lui. Ottimo, Dietrich, e adesso con Lars. Grande. Ok, Engelbert, fammi fuori sto tipo, dai. Quasi, quasi, non male. Ecco qui, abbiamo il primo che scappa. Molto bene. Aia. Meno male. Proviamo a farlo fuori. Ah, lo scudo. Wolfgang, attaccami al tipo, va. Grande Wolfgang. Ok, mo scappano tutti. Quello che temo più di tutti è questo qua, però. Andiamo un attimino. 34, 69, dai, ce la fai? Grande Vander, grande. Adesso avanziamo qui con Raban e cerchiamo di far fuori questo qua. Meglio di niente. Avanziamo con Rampert. Rampert, mi sto confondendo con tutti sti nomi. Vai di mazzafrusto, grande. Adesso Lars, avanzami qui. Sì. Engelbert, vai qua e mi attacchi lui. Quasi. Dietrich invece mi va qui e mi attacca questo. Mannaggia. Ah, non scappi più. Ok. Arnulf attacca. 57, 61. No, vai con lui. Buono. Ok. Adesso lui avanzerà. Ah, no. Strano. Mossa strana. Con Lars forse avrei dovuto aspettare un attimino. Grande Vander. Bravo. Così ti voglio. Dai. Avanza. Adesso. Scenderei qua. Sì. Cerchiamo di bloccare l'arciere. 41-41. No, ma dico... Ok, attacco normale, va bene. Scendi qui verso l'arciere, ottimo.
45, 37, mai. Ma porca miseria. Scendi qua. Vai di cascata. Niente. Engelbert invece mi avanza qui e mi attacca il tipo. Ottimo, Engelbert. Adesso Dietrich. Dietrich, attaccami questo qui. 43. Non male. Buono. Ok. Gli arcieri sono fuori dai giochi. Pressoché fuori dai giochi. Proviamo ad attaccare questo tipo. Ottimo, Arnulf. Occhio di falco. Ok. Ma l'accetta. Adesso avanziamo qui con Vander e attacchiamo... Ah, cavolo, non sono abbastanza vicino. E allora vai qui, Vander. Ok, adesso attacchiamo questo qui. Ottimo. Starcere. Molto bene, dai, non male, non male. 41, 41. Cerchiamo di stordirlo. Buono. E adesso attacchiamolo. Ottimo. 40%. Ce la fai? Ah, quasi. Avanziamo qui. Ok, quindi difendiamo Dietrich adesso, perfetto. Una bella cascata contro questo brigante, molto bene. Engelbert avanza e attacca. Quasi, dai. 5, 6, 4, 6, attacchiamo lui. Ok. Dai, dai, che sta andando tutto bene. Attacchiamo questo qui, 64. Buono, Vander, bravissimo, Vander. Bravissimo. 76%, ce la fai, Arnulf? Che figurati, è certo che ce la fa. Ma certo che ce la fa. Avanziamo adesso. Ok. Molto bene. Lars, quasi. Engelbert, ci arrivi? Non ci arrivi. Allora, aspetta un attimino. Ah, non ce n'è stato bisogno. Perfetto, quindi sale di livello Lars. Lars, ok. Loot, vediamo un po'. Buono, 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 dai. Delle belle armature. E la peppa, 140, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. E qui è stato, sì, questa è tanta roba, ragazzi. Qui abbiamo preso un bel po' di cosucce. Allora, vediamo un attimino. 115. 115, 105, no, 110. E questo quant'è? 125, ok. Sai cosa? Dato che Humbert ha melee defense 31, io lo vorrei rendere come il nostro tank. Quindi diamogli... Allora, meno 9, meno 7. Allora, gli diamo questo bel elmo. Ok, questo quant'è? 90. No, no, 80. Ok, quindi gli diamo questa armatura qui. Va bene, va benissimo. 79 di fatica, però sai che cosa? Io penso che tu ce la possa fare, quindi ti do questo bello scudo. 15-25, questo sarebbe fantastico. 18-18, meno 18, meno 16. 71 basso, 73. Diamogli questo per adesso, però sai che cosa? Meno 10, meno 10, sai cosa? Io gli darei una spada. 30-40, 30-75. C'è da dire però che... Ma sì, dai, per adesso gli do la spada. Per adesso gli do la spada, perché avrà più chance di colpire, diciamo, ecco. Tutto lì, più che altro è per quello. Questo quanto è? 80, quindi la diamo a Vander. Finalmente Vander può avere un'armatura come si deve. Adesso, 90. Raban ce l'ha già, ok. Wolfgang, Wolfgang, diamola Wolfgang, ok, 105, 125, questo 115, va bene, ok, quindi quant'è questo? 115, ok, adesso, Vander, 105, quindi gli diamo 110, va bene, Engelbert, 70, wow, 105, no, un attimino, sì, sì, 105. Dietrich, 110. Ah, ce l'hai già, 110. Allora la darei a Lars. 105, sì, 110, 105, 105. Va bene, siamo tutti... Tutti a posto, se non erro, giusto? Sì. Ok, facciamo serie di livello Lars. Rendendolo Brony, questo cosa fa? Semplicemente riduce del 30% il peso dell'armatura da lui indossato. E la peppa. Eravamo a 87 di fatica, mo stiamo a 92. Molto, molto bene. Lars, aumentami in morale.
iniziativa e fatica, assolutamente sì. Ok, molto molto bene ragazzi, mi piace come stanno andando le cose. Quanto prima però, assolutamente, vorrei aggiungere un nuovo... Aiuto i briganti, no, un attimino però, No, 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 no. Abbiamo appena terminato... Ah, ci seguono, Allora, fermi tutti. Come siamo messi? Vabbè, quello è permanente, meno... Ok, sapete cosa, ragazzi? Per oggi direi che è tutto. Nel prossimo episodio, però, vedremo questa battaglia, andremo a Westerholz per finire questa missione, e nella speranza di riuscire a finire la missione, ovvero di guadagnare la reputazione. Poi, fatemi sapere nei commenti qua sotto se volete magari dei video un poco più lunghi o se li volete intorno insomma ai 20-25 minuti, insomma più o meno oggi mi pare che abbiamo fatto una roba tipo 20-25 minuti, fatemi sapere dai ragazzi. Ancora una volta grazie mille per essere stati quest'oggi qui con me, spero, mi auguro il video di oggi sia stato di vostro gradimento, un abbraccio forte a tutti voi e ci vediamo presto, ciao.